E se Chuchu Charles si trasformasse in Huggy Wuggy, in questo video lo andremo a scoprire. Sono riuscito a moddare anche questo gioco, non chiedetemi come. Questo video è completamente folle, fidatevi di me. Non voglio spoilerarvi nulla, anche perché questo video è epico. Sono riuscito a moddare Chuchu Charles. E come sempre, se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione! Sei tornato su Chuchu Charles se l'hai finito? Sei scemo? Sì, ho fatto una totale follia. L'ho moddato. Ho sostituito il treno con Huggy Wuggy. Vi rendete conto? Adesso avremo un Huggy Wuggy gigante tutto brutto che ci insegue. Ditemi che non è la cosa più figa e assurda del mondo. Oltre al fatto che mi avete scritto tipo in 20 milioni. Poggo, c'è un finale segreto alla fine. L'hai visto? No. Non l'avevo visto, quindi oggi lo andremo a vedere insieme. Sconfiggeremo Huggy Wuggy Trenino Thomas e porteremo a casa un'altra vittoria. Sium! Prima di tutto potenziamo Giacomino il trenino, anche perché mi avete fatto notare che sono riuscito a batterlo con una cacata di treno. Ho visto gli altri che avevano gli spuntoni, le robe giganti, e io nulla, lo schifo. Solo che in questo momento mi servono tipo infiniti rottami, perché sono un imbecille e ne ho raccolti pochissimi. Spero che in questo momento non appaia Huggy Wuggy gigante, perché fidatevi di me, fa cagare addosso il doppio di Chuchu Charles. È veramente orrendo. Ragazzi, è lì in fondo. L'ho visto. E dietro quella collina, no? No, ti prego, lo vedete? È una figura blu gigantesca. Eccolo! No, 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 io non esisto. Io non esisto, qui c'era il tizio della missione. Dove sei? Mi sto cacando addosso. Mi sto cacando addosso, è bruttissimo. E là? Se n'è andato? No, io non sono qui. Oh no, ragazzi, eccolo! È Huggy Wuggy! No, è gigantesco! No, 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 no! No, vabbè, ragazzi, è bruttissimo! È un Huggy Wuggy gigante con le ruote! No, no, levati! Vattene via! Subito! Tu non appartieni a questo gioco! Ritorna! Ma sei scemo, mi hai fatto cacare addosso! Ma è questo imbecille il tizio della missione? Che cosa è successo? Ma ci diamo una calmata? Senti, coso? No, 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 no. Stai buono, imbecille. Io qui sto facendo affari per avere dei rottami. Vattene, subito. Io, ragazzi, come ci torno al treno? Come ci torno? Che è dall'altra parte della mappa? Ma perché? Perché sono andato a piedi? Perché non mi sto mai fermo? Io vi ammazzo! Maledetti treni ambigui! Dovete smetterla di perseguitarmi! E dai! E vattene! Basta stare qui! Io non ci sono, guarda! Guarda, olè! Sono sparito! Magia! Ragazzi, ha funzionato! Se n'è andato davvero verso le praterie! Io sono un vero mago! Io adesso ti ammazzo. Se non ti ha ucciso il treno, ti uccido io con le mie stesse mani. A quanto pare dobbiamo andare a recuperare la scatola blu di questo tizio nel vagone di un treno che si trova in un canyon. Più difficile, no? Che si trova ovviamente nella stessa direzione di Huggy Wuggy. Certo, poteva mai essere semplice. Madonna mia, io sto impazzendo. Rottami, no. Ehi, oh, sento dei rumori bruttissimi. Lasciami stare. No, 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 mi sono cacato addosso. Mi sono cacato addosso. Mi sono cacato addosso, ragazzi, ho perso 25 anni di vita e ne ho 23. Dov'è la scatola blu? No, no, piano, piano. È qui dentro? Scatola blu, scatola blu. Scatola blu, l'ho presa. Sì, sono morto, ma l'ho presa. Ce l'ho fatta. Veloce come il vento, imbecille come un dottor Cat. Sì. Immagino che gli spuntoni escano potenziando l'armatura. Ma dai, ma ho già finito i rottami. Vabbè, non fa niente. Aumentiamo la vita. Perfetto, sono apparsi i miei spuntoni.
Oh, dove sono gli spuntoni? Ma perché a me non ci sono? Ma perché sono così sfigato? Per fortuna però la scatola ce l'ho ancora. Quindi adesso torniamo da Teodoro con il treno, gli diamo la scatolina, lui ci dà i rottami e noi mettiamo gli spuntoni su Giacomino. Let's go! Sempre se Aggi Waggi dei poveri non ci ammazza prima. Cosa molto più probabile. Stai lontano, lontano! Ti disintegro di nuovo! No, no, c'era una scatola di rottami. Vai indietro che ci servono come il pane. Veloce, eh! Madonna mia, ma quanto ci metti per frenare? 3 mesi? Mia dolce scatolina di rottami. Oh, ma guarda quanti ce ne sono. Ritorna subito sul treno che mi sto cacando addosso. Vai, vai, velocissimo. No, ragazzi. No, 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 no. Metti subito il bazooka. Subito il bazooka. Fatti sotto. Ah, sì, mini bombiato. Oh, no, no, no. Via, via. Ah, aia, che dolore. Vattene, vattene. Dove sta la mitragliatrice? Vattene, subito. E dai, levati. Mi metti ansia. Devo finire le missioni. Lanciafiamme. Vattene, 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 vattene. Non ti voglio più vedere. Vattene. Mamma mia, che ansia. Già è brutto normalmente. Figuratevi da Aggi Waggi. Smettila di tirarmi gli schiaffi. Oh, te ne vuoi andare? No, ragazzi, questo mi vuole mangiare di nuovo. Vattene. Dai. Basta, basta. Ecco, bravo! Torna nel tuo buco di fogna! Imbecille! Ho recuperato la tua stramaledetta scatola blu! Prenditela e dammi i miei rottami! Subito! Oh, sì! Adesso iniziamo a ragionare! Ragazzi, non ne ho mai visti così tanti tutti insieme! Ben 56 rottami! Andiamo a potenziare il treno! Sì! Potenziamo l'armatura 2 volte! Non mi interessa! E poi basta. Non posso fare più nulla perché li ho già finiti. La velocità però costa 13 e io ne ho 12. Devo trovarne solo un altro. Ti prego, giochino, regalami un rottame. Dai, per favore, non farmi andare dall'altra parte del mondo. Ti prego, io ti amo. Sì, però qui c'è un problema. Io non vedo i miei amati spuntoni. Vedo solo ste robe in ferro. Questo non va bene per niente. Intanto potenziamo la velocità e let's go verso gli spuntoni ed oltre. A questo punto direi di fare marcia indietro, prendere la missione di quel tizio, prendere i rottami e poi potenziare Giacomino. Sì, quest'idea è perfetta. Let's go al contrario. Ehi là, buon uomo. Oh mio Dio, rottami. Sì, 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 sì. Dicevo, buon uomo, lei ha una missione per me? A quanto pare sì. E a quanto pare è anche questa dall'altra parte del mondo. Ragazzi, non è possibile. Sto per impazzire. Ragazzi, ragazzi, ho sentito un bruttissimo rumore di treno. Dov'è il mio treno? No. No, 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 no. 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 No, 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 no. Trenino, trenino. Che schifo. È tutto buggato, è tutto rotto. Io ti odio. Veloce, 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 prima che appaia quella bestia di Satana. E là? C'è nessuno? Ok, dammi il diario, dammi anche i rottami. Ti prego, vengo in pace, te lo giuro. Dov'è il diario? Dov'è il diario? Non c'è niente qui. Non ho capito. Sono confusissimo. Ma dov'è il diario di questo imbecille? Ah, ma c'era un'altra stanza? Ma da dove è apparsa? Fino a un secondo fa non c'era. Sì, ok, ho preso il diario. Devo tornare dal tizio e ridarglielo, così lui potrà darmi i rottami. Però ho sentito degli strani suoni, come sempre. Via, via Poggo, via! Trenino, ti prego, aspettami. Sto arrivando, adesso dobbiamo andare in retromarcia velocissimi. Let's go, vai, 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 parti, parti! A few minutes later. Ti ho trovato il diario, sto arrivando, prenditelo, dammi 20 milioni di rottami e io me ne vado. Ok, ti prego, dammi tantissimi rottami. Mi servono per il treno, ti supplico. Sì, me ne ha dati tantissimi. È il momento degli spuntoni. Però questa volta... Questa volta devono apparire, se no mi arrabbio tantissimo. Spero che non appaia qui come prima. Non voglio essere mangiato di nuovo. Dov'è il mio treno? Dove l'ho parcheggiato? Eccolo, ok. Piano, piano. Spuntoni, spuntoni.
Sì, gli spuntoni cattivissimi. Oh mio Dio, ma anche le corna. No vabbè ragazzi, ma è bellissimo, queste non le avevo notate. Che figata. Adesso noi torneremo al tempio e lo sconfiggeremo di nuovo per vedere il finale segreto. Ragazzi, non vedo l'ora, sono curiosissimo. Oh sì, siamo arrivati. Sei pronto ad essere ucciso di nuovo? Prima però facciamo il punto della situazione. La vita è al 100%, la velocità è al livello 9, i danni sono al livello 7 e l'armatura è al livello 10. Non mi sconfiggerai mai, imbecille! Che poi ragazzi, mi stavo chiedendo, ma secondo voi cambia anche nel filmato Chuchu Charles? Cioè adesso si vede Huggy Wuggy? Vai, lancia l'uovo, perfetto, fascio di luce. Dai, dimmi che adesso appare Huggy Wuggy. Ti prego, sarebbe geniale anche nel filmato. Per favore, dai. Oh, non ci posso credere. Quindi adesso è Huggy Wuggy potenziato. E tra l'altro Huggy Wuggy si mangia anche il tizio. No vabbè ragazzi, che figata, io sono completamente folle. Vai, vai, voglio vedere il tizio che viene mangiato da Huggy Wuggy, tipo Poppy Playtime. Vai, magnatelo tutto. Sì, ragazzi, questa roba è bellissima. Adesso non potrai farmi nulla. Sono tornato, è molto più forte di prima. Lanciafiamme, veloce, veloce, veloce. Dagli fuoco, perfetto, si è teletrasportato. Vai, dove è andato? Ah, sì, sì. Muori, muori, però non sbandare, maledetto treno. Perfetto, perfetto. Fuoco, fuoco, fuoco. Ok, ok. Si sta arrabbiando tantissimo. Ok, gli stiamo togliendo un botto di vita. Perfetto, perfetto, lanciafiamme di nuovo. Dai, dai, ragazzi, ormai sappiamo come sconfiggerlo. Muori, 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 muori. Vai, 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 vai. Sì, sì, devi esplodere. Infame, che schifo, era tutto storto. Ok, lanciarazzi, lanciarazzi. Vai, vai, vai. Oddio, no, mi si è teletrasportato davanti. Ma non si fa così. Muori, muori. Ah, ok, lanciafiamme di nuovo. Ah, che spavento. Lanciafiamme, lanciafiamme. Brucia Huggy Wuggy. Cecchino, cecchino. Ok, boom, boom, boom. Headshot, headshot. Ok, perfetto, perfetto. Mitra, mitra. Sì, sì, devi esplodere. Devi esplodere. Ok, ok, lanciafiamme. Lanciafiamme, dove è andato? Brucia, brucia. No, no, ragazzi, il treno. Il treno, il treno, la vita del treno. Mitra, mitra, mitra. No, 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 non posso perdere. Dove è andato? Ok, ok, piano, piano. Molto piano, lanciarazzi. Lanciarazzi, dov'è? No, 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 no. Che ansia, che ansia, ti prego. Non mangiarmi. No, 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 no. E dai, però devi morire. Non si fa così. Devi schiattare. Schiatta. Ti supplico, no! È riuscito comunque a mangiarmi! Sto per impazzire! Ti prego, è quasi morto, lanciafiamme, brucia, brucia, ritorna su Poppy Playtime, vai, 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 ok, ok, lanciarazzi, veloce, veloce, ah, ok, mitra di nuovo, ragazzi, ragazzi, e dai, stai fermo, ma come ti muovi a zigzag, ok, ok, un altro colpo di lanciarazzi, l'ho mancato, sono un imbecille, faccio schifo, dai, 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 è quasi morto, è quasi morto. Ce l'abbiamo fatta. Oh, ce l'abbiamo fatta. Sì, al secondo tentativo, non ci posso credere. Vai, e adesso ti devi trapiantare nello spuntone gigante. Fai schifo a Ghiwaghi, ma no. Ma guardate, è tutto buggato. No, vabbè ragazzi, è stupendo. Vai. Sì, la vera fine di Huggy Wuggy in Poppy Playtime capitolo 1. Eccola qua. Oddio, finale segreto? C'è davvero? No, no, c'è davvero. Ma quello è un uovo? Ti prego, non dirmi che quello è un uovo. No, no, no. Chuchu Charles capitolo 2, no. Per favore. Mi sa di sì. Mi sa proprio che quello è un uovo. No, ragazzi, che ansia. E si sta schiudendo. C'è un piccolo Chuchu Charles. Ma no, ma che schifo. Già ne bastava uno. Non un altro. No, vabbè, ma che ansia. Cioè, ok, fighissimo. Ma basta. No, no.
Ma che stai a di? Ma quante uova ci sono? Lo avevo detto nel primo video. No vabbè, non è possibile. Quanti ne dovrò uccidere? Preparate i lanciafiamme più grandi. Sto arrivando. Giacomino, mi raccomando, fai il bravo, perché presto torneremo a sconfiggere Treni Ragno. Al prossimo video.